Salve e benvenuti a questo primo video del primo del mese parlando di Digimon World. Avevo detto che avrei fatto questi video parlando della versione buggata e non di Digimon World, gioco di PlayStation 1, ed eccomi qua. Quindi oggi voglio partire subito col botto ed iniziare parlando di Ogremon. Avete presente quando vi trovavate nel Grand Canyon e scesi al piano inferiore avevate davanti questo ingresso di una fortezza con un Agumon sulla soglia e non si levava mai e voi non riuscivate ad entrare? Ecco, quello ovviamente era uno dei bug del gioco e si è ben capito. Vediamo un po' come questa cosa è stata risolta nella versione non buggata. Allora, prendendo prima in considerazione la versione col bug, voi potevate fare sostanzialmente con Ogremon un combattimento. Ed è quello che si svolgeva quando, andando verso l'ascensore, per andare verso l'ascensore per andare al piano o inferiore o superiore, e al piano superiore avreste trovato Berdramon, insomma su quel cunicolo che al bivio del Grand Canyon si apriva un po' sulla destra, trovavate questi due Agumon e un Ogremon che vi attaccavano tenendovi un'imboscata e combattavate contro di loro. Una volta sconfitti loro scappavano e non riuscivate più a ritrovarli, perché poi con la questione della fortezza che stava al piano di inferiore e non riuscendo più ad accedere alla fortezza di Ogremon, lì il gioco iniziava a bloccarsi da quel punto di vista. Bene, nella versione non buggata le cose sono ovviamente molto diverse e molto più lunghe. Praticamente succede così: una volta che voi siete scesi al piano inferiore del Grand Canyon e vi trovate questo Agumon davanti, ora non ricordo se ci dovete combattere, mi pare di sì, comunque succede qualcosa, non vi sta semplicemente a guardare. Mi pare che dobbiate combatterci, l'Agumon va via, o combatterci o parlarci, adesso un attimo un vuoto di memoria. Comunque l'Agumon se ne va e voi potete accedere a questa fortezza, che all'interno si presenta con una... è molto squallida, sembra un magazzino con delle scatole buttate qua e là, ci sono, mi pare, 3-4 stanze, non è niente di che, è veramente molto brutto a confronto di, che ne so, voi conoscete la fortezza di Myotismon per gran parte, ma non totalmente, comunque nella magione di Myotismon c'è un design molto più accattivante, qui no, qui è stato lasciato molto allo sbaraglio. La colonna sonora che c'è all'interno della fortezza di Ogremon è ovviamente diversa da quella del Grand Canyon ed è una musica molto techno, ritmica, c'è poco bello insomma. Ok, parliamo più o meno delle vicende. Quindi siamo entrati all'interno della fortezza di Ogremon, dove all'interno ci sono dei Digimon che vi attaccheranno subito, altri due o tre Agumon, non mi ricordo, e quasi impossibili da schivare, quindi combattete contro di loro. Si raggiunge poi, c'è una stanza quasi praticamente inutile dove ci sono dei chip e nient'altro, non ci dovrebbero essere neanche nemici. Mentre un'altra stanza un po' sulla destra è quella del vero covo di Ogremon, praticamente è una stanzina giapponese con un... tavolino, un caminetto, mi pare che sia questo tavolo apparecchiato, c'è della carne, del cibo, insomma tutto quello che loro hanno rubato. Combatti contro di loro, ci sono Ogremon, i soliti due Agumon, li sconfiggi e loro se ne scappano da una, sembra una porta sul retro, praticamente c'è un'altra porta che loro aprono e questa porta ha il rumore di un ascensore. Ora, quando poi sceglierete di inseguirli, perché c'è l'opzione inseguirli oppure no, è consigliato seguirli, ma tanto non si ritrovano sul momento. Comunque, se si prosegue per questa porta, indovinate dove ci si ritrova? Al piano superiore. Vi ricordate c'era quella parte d'ascensore che era sempre rotta, questa porta è bloccata, non funziona, di un ascensore? Ecco, quella porta... che stava appunto al piano superiore e si prendeva passando per l'entrata dell'area ghiacciata, dell'area congelata, ecco, quella porta, quell'ascensore porta, scusate il gioco di parole, alla fortezza di Ogremon. Poi, proseguendo per questa strada, si troverà Shelmon, ma questo ve lo racconto in un altro video. Non è finita qui. Ogremon è un avversario che veramente
per arrivare in città, perché sì, arriverà in città prima o poi, ma solo lui, non i suoi Agumon, ve lo fanno veramente sudare tanto. Ci sono ben 4 incontri con Agumon, con Ogremon. Il primo è quello che conoscete e che avete visto nella versione buggata, l'imboscata. Il secondo è dentro la fortezza. Il terzo è ambientato nell'area congelata, nell'area ghiacciata, dove praticamente, dove si trovano più o meno i Mojomon, scendendo, troveremo Vamon. Vamon ci dirà, la balena, ci dice che ha un problema, che dei banditi le hanno rubato degli oggetti, non mi ricordo, hanno comunque rotto i coglioni a questa balena, e lei ci chiede, ci puoi dare un aiuto? E tu puoi decidere se farlo adesso o in futuro. Se decidi di aiutarla, la balena ti porta in una base segreta che è molto carina. Strutturalmente ci sono solamente 2 quadri. E in questi quadri praticamente è una grotta sotterranea, è una grotta dove ci si arriva dal mare, quindi ti ci può portare solamente Vamon. È una baia, insomma, qui dentro sta grotta. Qui c'è una fortezza segreta di Ogremon. Combatti ancora una volta con Ogremon, ma Ogremon non ha sempre solamente i suoi 2 Agumon, ne ha solamente 1. Il terzo avversario, insieme all'Ogremon, è un Seedramon a versione evoluta, Metal Seedramon mi pare, che è veramente potente, quasi più di Ogremon. Comunque è abbastanza fattibile come combattimento, entrambi non superano le 3-4.000 unità di HP. Una volta sconfitti loro, c'è ancora una cosa da fare. Allora, intanto questa fortezza, questa baia qui, questa grotta, è raggiungibile da ora in avanti solamente quando Vamon verrà in città, ovvero dopo aver sconfitto loro. E venendo in città, Vamon ti aprirà la porta per la città fattoriale, poi ve la racconterò meglio quando si parlerà della città fattoriale, oppure per questa grotta, puoi scegliere se andare da una o dall'altra parte, ma essenzialmente questa grotta diventerà inutile perché dentro non ci sarà più niente, neanche Digimon di quelli che li sconfigge e poi scappano. Sarà completamente disabitata. Non è finita qui, perché non bastava pure la fortezza segreta, il posto sotterraneo, e, eccetera eccetera. Serve un quarto incontro con Ogremon, dove si svolge, udite udite, al tunnel drill. Bisogna ritornare alla foresta natale, tornare al tunnel drill, e nella zona dove, dove di solito ci stavano quei 3 Ogremon, che era la zona, diciamo, che si suddivideva in varie, si diramava in varie sezioni del tunnel drill, ecco, proprio in quel cerchio lì, ritroviamo ancora una volta Ogremon e i 2 Agumon per questo scontro. Ah, una cosa divertente non me l'ho detta, quando si sconfiggono, quando si viene sconfitto Ogremon, lui ti parla ogni volta, la prima volta semplicemente prende e scappa, quella, vabbè, che conoscete voi, e anche lì è scappata quella sua al Grand Canyon, ma anche dentro la fortezza di Ogremon, pure lì scappa, dice Maromeo e se ne va. E poi quando lo andiamo a sconfiggere dentro la grotta, lì per lì, oh mi hai sconfitto, non ce la farò mai, basta, perché tu mi sconfiggi sempre, ho deciso, me ne vado con te, ho deciso, ti seguo, fai siti. E lui, il pupino, è tutto contento, oh davvero, davvero, sì, sì, sì. E in quel mentre Ogremon prende, si lancia sul suo sottomarino e si leva dai coglioni, insomma l'ha preso per il culo. Bellissima questa parte. Poi quando andiamo al tunnel drill, già la quarta volta che ci incontriamo, il pupino cerca di farlo ragionare a sto povero Ogremon, dice ma perché ti ostini, tanto ti sconfiggerò sempre. E lui dice, oh, ma perché mi sconfiggi, io voglio essere forte. E lui, ma fai una cosa, segui la retta via, fai il bravo, vieni con me, non c'è più bisogno che te ne stai qui a cazzeggiare, a fare il bandito, potresti semplicemente renderti utile in qualche altro modo, mostrare la tua forza in qualche altro modo. Così, finalmente, al quarto incontro, Ogremon si decide, va bene, mi hai convinto, verrò in città. E qual è l'occupazione di Ogremon in città? Un'occupazione di merda che ti darà molto fastidio, che è quella... Avete presente... lui fa il guardiano nell'area dove ci stanno tutti i negozi, quella più bassa di Fire City. Lui girerà intorno alla fontana di Elecmon,
anzi di Betamon, e dirà, io sto facendo la guardia, praticamente è il Bakemon in versione diurna. E è abbastanza fastidioso perché, a parte che fa rumore quando cammina, poi comunque ti si para sempre davanti, anche quando devi andare, che ne so, in infermeria, c'è sempre sto Agrimon che ti dà abbastanza fastidio, che ti taglia la strada e devi aspettare che ti passa davanti. Vabbè, comunque più o meno questa è l'occupazione di Agrimon. Io ho finito, vi ho raccontato quello che accade a questo povero Agrimon in una versione non buggata, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Spero che, appunto, che possa continuare con questa serie, perché ho avuto questo blocco in cui non riuscivo ad andare avanti col gioco, ora pare che sia ripartito. Comunque ci vediamo il 1° di marzo a questo punto con il secondo video. Alla prossima, ciao!